Messaggeri. Sì. Amo. Messaggeri amo. Salve, oggi è l'8 dicembre, festa della Madonna, non so quale, eccetera. Per cui è come se fosse un po' domenica mattina, è anticipata. Domani è domenica e adesso è sabato. È un po' che non faccio qualche video dove racconto quello che sta succedendo. E non l'ho fatto per varie ragioni e adesso però qualche cosa posso dire. Dunque, il 5 di dicembre sono stato convocato dal giudice di pace, al quale l'avvocato Anna Mazzaglia della Veritas, che mi è stato assegnato per seguire la mia controversia contro la prefettura di Ravenna e vigili municipali a seguire, innumerevoli, tutti elencati con nome e cognome, al quale io chiederò i danni per la ripetuta violazione che viene fatta ai miei diritti inalienabili di essere umano libero, che non ha commesso nessun tipo di crimine e che ha il diritto divino di viversi liberamente la sua esistenza e di esprimerla come è in grado di fare e come più gli piace fare, no? Come tutte le costituzioni ormai garantite alle nazioni democratiche o civili hanno attestato nelle loro costituzioni. Cosa è successo a questo dall'incontro con il giudice di pace? Che è stata spostata la sentenza al 20 di febbraio alle ore 11, dove lì dibatteremo fisicamente con l'avvocato Anna Mazzaglia, che verrà su da Messina perché si è proprio presa a cuore la difesa di questo principio fondamentale che ha la radice sulla pace, che non è fissata come inizio e fine nel simbolo fallico del CE, ma lei ha capito, essendo una persona di cultura e soprattutto di cuore, che qui si sta trattando un principio fondamentale per l'esistenza dell'essere umano, che fortunatamente rientra anche come tema base nelle costituzioni che questi paesi civilizzati stanno seguendo, cioè il fondamento della pace. Anche l'Italia dovrebbe, per Costituzione, fare di tutto per agevolare e fare prosperare la pace, ma invece fanno esattamente il contrario. Addirittura, raggiungendo il paradosso, di andare da un artista come me che sta facendo della sua vita come scopo lavorativo semplicemente la realizzazione del tema della pace. Dovrei essere finanziato ad eternum dalla società, no? Perché sto adempiendo a quello che è il cardine della Costituzione, e invece per assurdo mi devo difendere dai tutori della legge che noi paghiamo perché facciano rispettare i nostri diritti, no? E sono obbligati a farlo perché vengono pagati perché i diritti inalienabili dell'uomo vengano rispettati. Ecco, per assurdo loro vengono da me, commettono dei delitti, dei reati contro la Costituzione e contro il diritto inalienabile di un essere umano qualsiasi che vuole esprimersi per come si sente internamente nella sua consapevolezza. E adesso siamo arrivati al punto che dopo la riunione fatta dal giudice di pace ometto delle irregolarità che secondo me il giudice di pace ha commesso, cose che io ho registrato per tutelare, come nota, la mia difesa. Ho registrato solo con l'audio e si sente una cosa che adesso non voglio dire, però siamo già partiti molto male, ma io ho letto il significato. Non è detto che io possa ottenere la vittoria, se la otterrò tanto di cappello all'onore del giudice, ma secondo il mio sentire questo continuerà a fare
la, come dire, ha trasceso il suo ruolo di giudice che deve stabilire che cosa è legge e che cosa è reato nei confronti della legge. E si è elevata come si sono elevati i vigili urbani, come si è elevato il prefetto, si sono elevati a critici d'arte, a sentenziare che cosa sia o non sia l'arte, a decidere che cosa può essere divulgato e che cosa no. Capisci? E io lo trovo veramente molto divertente, perché in quel caso il giudice è partito dicendo ma l'arte è soggettiva, ho detto: signor giudice, l'arte non è soggettiva per essere dichiarata arte, è soggettivo il fatto se piace o non piace, ma anche se una cosa non ti piace non significa che non sia arte. Dico, e gli ho detto: sa che cosa che deciderà che cos'è arte e che cosa non è arte? È il tempo. E voi avete fatto delle multe a un simbolo divino che ha migliaia di anni. Ma adesso non si può fare, negli ultimi secondi in cui c'è la religione cattolica, ma poi lì ho chiuso perché non era il caso. Dibatteremo in altre situazioni. Ma siccome io sono sempre molto prolisso, cerco di concentrarmi nel messaggio che voglio dire in questo video. Perché il punto che mi ha spinto a fare questo video, a parte informare un po' chi è interessato sulla evoluzione del progetto, cioè di come me la sto cavando con le multe, perché aspettano di vedere come va a finire. Molti avvocati che conosco, amici, persone care, che mi hanno aiutato a far sì che arrivassimo a questo punto qui, eccetera, mi hanno detto: tu secondo me non vincerai. Cioè, e io dico: bene, vedremo se avete ragione voi o se ho ragione io. Io sono convinto, sono certo di vincere, perché io sono nella legge. Quello che verrà appurato è, siamo già in una dittatura completa, perché è ovvio che siamo in una dittatura, ci hanno piano piano sottratto tutti i nostri averi e ce li hanno fatti percepire come debiti irripagabili, dove non basta la tua vita, non basta la vita dei tuoi figli, dei tuoi nipoti, dei tuoi pronipoti, non basta la vita ad eternum dell'intera umanità per pagare il debito verso chi non si sa. Non chiedere, paga. È questo che ci hanno ridotto a fare, no? Adesso non mi ricordo cosa stavo dicendo. Ah sì, vabbè. Comunque il punto del video è: io adesso comincio a fare l'elenco dei danni che mi stanno procurando da più di un anno a questa parte, e adesso con l'aggiunta di 3 mesi del rinvio dell'udienza fino al 20 di febbraio, dove sicuramente o probabilmente mi condanneranno, io mi appellerò qui a Ravenna, mi condanneranno ancora, andrò in Cassazione sempre con la Veritas e con l'avvocato Mazzaglia, mi condanneranno ancora, poi andiamo a Strasburgo, e se a Strasburgo mi condanneranno anche lì, quella sarà la prova chiara e definitiva che noi non abbiamo più spazio per muoverci, la democrazia ce l'hanno fottuta completamente. Ma siccome in questo momento c'è ancora un piccolo spazio dove io posso alzarmi in piedi e dire: no, io ho diritto di vivere e tu non hai il diritto di impedirmelo, e se l'hai fatto fino adesso smettila, perché la mia ignoranza non ti concede più di fare quello che ti ho permesso di fare fino adesso. Io mi alzo in piedi, e se tu mi ammazzi sono cazzi tuoi con il tuo Dio. Io nei confronti del mio Dio non avrò nessun senso di vergogna nel dire: non ho difeso la pianta preziosa che mi hai donato della vita per averne cura e farla crescere e scoprire che cosa significa la mia vita in questa sorpresa che è una crescita vitale, umana, dall'inizio alla fine, nel modo che ognuno di noi è in grado di viversi, perché non c'è una tabella con delle pretese di scopi da raggiungere, che se non li raggiungi vieni considerato un fallito, per cui hai
mancato la possibilità di essere bollato come persona di valore in questa società, perché ognuno di noi è una persona di valore, veramente, ognuno di noi è una persona di valore, è un pezzo unico, unico, creato una volta sola per tutte, e dentro c'è un'anima, un essere che può fare scelte e godersi questo gioco terreno dove non hai la certezza assoluta che il bene sarà con te. Non ce l'hai la certezza assoluta. Dal mondo da dove proveniamo, lì la certezza è assoluta perché la coscienza è ovunque. Per cui sarai strabeato, sarai stra senza problemi, eccetera, ma non puoi essere sorpreso di niente perché sai già tutto. In questo mondo qui, dove c'è tutto quello che è di là a mia disposizione, se io riesco a farne tesoro, mi appello a lui, mi attacco a lui, ciuccio la sua vitalità da lui invece che da finte mammelle esterne, io mi accorgo, non mi ricordo più cosa stavo dicendo, però ritorno al punto. Faccio il calcolo dei danni. E io veramente non so quanto arriverò a calcolare, ma è una cifra molto grande. È una cifra molto grande, perché non è un lavoro interrotto di uno che ha messo su una campagnuccia economica natalizia che gli è andata in vacca perché sono venuti furbi del deserto vantando poteri che non hanno e hanno fermato il mercato per 1 o 2 anni. Per cui il danno lo puoi quantificare. Qui hanno interrotto un progetto, documenti alla mano, ufficialmente in marcia, per arrivare al punto nel quale loro mi hanno interrotto, dal 1992, lo stesso anno nel quale io ho modellato il qui presente attore. Il signore qui è stato modellato nel 1992 e ha vinto un premio per un concorso video dove lui, attore, insieme a 10 suoi fratellini, dipinti in modo diverso artisticamente, è apparso pubblicamente nella mia, nel mio parco artistico, è apparso questo simbolo. Che ho detto, tu quando sarà il momento di farti entrare in campo e lavorare per la pace, farai un grandissimo lavoro. Nel frattempo preparo tutto quello che serve per iniziare un'avventura mai vissuta prima nel mondo, e questo non è motivo di orgoglio, ah, non è mai stata fatta prima. Quello che mi piace è non è mai stata fatta prima ed era ora di farla perché è l'unica cosa che ha senso, cioè un monumento dedicato alla pace, perché la pace è qualcosa che inseguiamo da sempre, che è la carotina agitata davanti al naso di tutte le popolazioni del mondo, facendo in modo che non ci si arrivi mai, facendo passare l'informazione: se vuoi la pace, prepara la guerra. Per cui tu inconsciamente dici, vabbè, se voglio essere in pace, se voglio conquistare la pace una volta per tutte, devo fare la guerra, no? Se funzionasse questa equazione, noi avremmo tanta di quella pace da fare schifo. Se guardiamo tutte le guerre che abbiamo fatto fino adesso, ma la pace che c'era dopo la guerra che noi abbiamo vinto, dov'è? La pace raggiunta con la costituzione dei diritti naturali, dov'è? Dov'è come riconoscimento esterno? Perché è chiaro che è dentro l'essere umano, che il potere che ci sta fottendo la vita fa di tutto perché tu non vada
in riunione dentro di te a trovare la soluzione e la soddisfazione che ti mancava nella vita e che trovi in un istante, semplicemente, senza fare nessuna fatica. Lì, in quel punto, il potere ti ha diviso da te stesso ed impera nella tua vita e ti fa fare i gesti più lontani dalla tua natura, facendoti credere che è giusto per te. Questa è la depravazione demoniaca che riesce a fare il male. Ti fa mangiare la merda e ti fa dire ti fa bene, ti vaccini, sarai più forte, capito? E tu vai avanti in questa stronzata infinita. Beh, nel mio lavoretto che sto facendo, adesso siamo arrivati a stabilire il danno che mi hanno procurato. Il danno che io chiederò, perché c'è l'elenco, nome e cognome di tutti i vigili che sono venuti a firmare i verbali, loro saranno responsabili personalmente per i danni illimitati verso di me. È scritto nella Costituzione, uno dei primi articoli lo dice, ogni funzionario risponde personalmente, illimitatamente, del danno che procura se si comporta fuori dalla legge, fuori dalla Costituzione, fuori dai codici civili, fuori da quelle regole per le quali lui è pagato ed è obbligato a rispettarle. Io posso anche non rispettare le leggi perché non sono pagato dallo Stato e le rispondo una volta che vengo chiamato in giudizio se ho ragione o meno, ma posso essere libero di non rispettare la legge, secondo me, ma tu funzionario sei obbligato perché sei pagato e nonostante che sei pagato da me per proteggermi, una volta che io ti ho pagato tu a me mi picchi in nome dei banditi e pretendi che io lo accetto. Io non lo accetto, non lo accetterò mai, non l'ho mai accettato nel passato e non lo accetto adesso e non lo accetterò mai neanche nel futuro. Mi dovete ammazzare, non che lo voglio, non che lo desidero, vi farò vedere i sorci verdi fino all'ultimo spillo di energia che io avrò, vi sputerò in faccia quando voi venite con la legge, abusando la legge stessa e spacciandomela in faccia come la verità da accettare senza discutere. Io vi sputerò in faccia fino all'ultimo momento della mia vita, perché sarebbe una bestemmia contro Dio se io di fronte a una roba del genere abbassassi la testa e dicessi sì, il creatore non ce la fa a sostenermi, a darmi la sussistenza, è meglio che accetto questo padrone che mi ruba tutta la vita e mi lascia quel tanto perché io rimanga in vita per poter essere sfruttato nel lavoro. E mi racconta delle cose che mi fa anche credere che io in quella piccola gabbietta ho dei momenti dove sono libero. Me la sto godendo nella mia gabbietta. Sono là che guazziglio con le zampe in mezzo a un contenitore d'acqua e sono convinto di essere ai Caraibi. Sono convinto di godermi la vita perché me la merito. Quel pezzettino me lo merito. Poi dopo posso andare sotto la catena di montaggio per 23 ore e 58 minuti, ma quei due minuti me li merito. Io invece vedo che merito, anche se meritare è una parolaccia, ma mi è stata data la possibilità di avere una vita e godermela il più possibile, anche se fosse 24 ore non stop. Ma la cosa importante è capire, conoscere, non credere. Non fare scommesse, secondo me è quello, speriamo che vada bene. No, sapere che è quella la cosa. Sketch divino che mi ha fatto andare via un attimo quello che volevo dire. Si vede che forse devo finire così.
No, verrà fuori un videaccio questo, nel senso che è molto lungo, oppure come molte volte quando le vado poi a rivedere mi dico ma non è poi così male come mi sto dicendo adesso mentre registro, sto dicendo troppa roba, la gente non capisce. E però chi se ne frega se la gente non capisce, perché la gente ha mai capito qualcosa? Voi avete mai capito qualcosa? Anche se seguite qualcuno specificatamente nel suo settore, riuscite veramente a capire qualcosa sul vostro fare, sul vostro agire in questo mondo qui? No, no, anche perché quel capire che noi usiamo conta niente, sta a zero. Se riesci a capire con quella briciolina di istinto, allora ci siamo ragazzi. E allora io con quella briciolina di istinto me sto bello in piedi e vado avanti. E chiudo e dico adesso io comincio a calcolare i danni che dovrò chiedere. Secondo me, adesso non voglio ancora dire cifre, perché da qui al 20 febbraio devo fare ancora il calcolo, però diciamo che il calcolo che io sto facendo da qui a febbraio dovremo riuscire a stare, secondo me, dentro alle 600.000 euro di danno, no? Ma se andiamo avanti con tutte le cose che io posso, ipotizziamo che arriviamo a Strasburgo, che ci vogliono 8-10 anni, no? Per arrivare, ammesso che ci arriviamo come civiltà con i codici che abbiamo adesso, perché quest'anno 2019 sarà un anno come non avete mai visto, manderà per aria tutti i nostri credo come non è mai successo fino adesso, e si vedranno veramente lo stridir di denti in quest'anno qui. E se hai una conoscenza lucida, allora tu rimani in equilibrio. Ma se continui a mantenere quella coscienza del cazzo che avete adesso, che vi basta che vi dicono ah, tremate, e voi cominciate a tremare. Spread! Ebola! Vi dicono tremate, tremate, e pensate che chi vi può aiutare, chi può fermare quel tremore, siamo noi che vi diciamo che c'è un problema. Ah! Baccalà! Comunque 600.000 euro più o meno sarà la cifra nel quale posso dire che il danno che mi è stato fatto può essere quantificabile. Ma se andiamo avanti si arriva a 60 milioni, e se arriviamo a Strasburgo si arriva a 650 milioni di danni, che può fare ridere con molta facilità chiunque sta ascoltando in questo momento. Ma quando saprete passo a passo cos'è il progetto che io sto facendo, sul quale sto lavorando senza percepire una lira dal 1992, perché so che i soldi arriveranno tutti quando comincerà a essere pronto per marciare, esattamente il punto nel quale sono intervenuti lor signori municipali con tanto di arroganza, che nonostante che gli è stato detto ma sapete che voi state rischiando molto, gnogno è fregato un benemerito cazzo, ci hanno detto qui comandiamo noi. Ok signori, comandate voi. Allora voi, siccome io quando sbaglio e si dice che la legge non ammette ignoranza, sono costretto a pagare, ed è giusto che io paghi se voglio espiare e crescere come essere umano, lo farete anche voi. Il bello è che se arriviamo a Strasburgo i 650 milioni non li pagherete voi vigiletti con il quinto dello stipendio, come farete con delle cifre piccole, le pagheranno le tasse di tutti gli italiani, e finalmente gli italiani pagheranno finalmente una multa di 650 milioni di euro, che finalmente verrà investita per il bene del popolo italiano, perché finora in nome del popolo italiano ci stanno dando le inculate peggiori, e ci stanno convincendo che è per il nostro bene. Ok, io adesso per il momento la finisco qui, vado a vedere che cosa ho combinato, se ha senso lo pubblico, se non ha senso non lo pubblico. Ma la morale è, non sto ritornando indietro, non mi sto rimangiando quello che ho detto, vado avanti, combatto per i miei diritti perché sono vivo, e soprattutto ho un mio Dio interiore dentro, al quale mi sono attaccato fin dall'inizio, e grazie a tutte le stronzate che voi fate non fate altro che aiutarmi a sposarmi ancora di più a Lui. E nella mia esperienza
tutti quelli che sono venuti a rompermi il cazzo hanno dovuto fare i conti col mio Dio, e voi farete i conti non con me, perché se fareste i conti con me avreste già vinto, farete i conti col mio Dio, e sono cazzi amari. Sono cazzi amari, vedrete, per voi, per me saranno cazzi reali, simbolici, che mi parlano della divinità, ma di questo mi fermo perché c'è tanto tempo per parlarne ancora. Vi saluto e buon 8 dicembre, festa della Madonna, con questo video sulle cazzate municipali che stiamo trattando con grande gusto e divertimento, perché sono veramente divertenti queste cose qui. Non sono serie, sono divertenti, sono manovrati anche loro. Ok, quasi quasi io darei anche un bacio, un po' caldo.